Ciao, continuiamo a discutere di animazione. Per l'occasione, però, voglio creare prima un po' di ambientazione a questa palla. Lo farò creando un nuovo oggetto Grease Pencil, come abbiamo visto altre volte. Quindi faccio aggiungi Grease Pencil, blank, perché non voglio che ci sia niente, e viene aggiunto un nuovo oggetto Grease Pencil al centro della scena. Farò un campo e quindi mi metterò nella visuale dall'alto premendo 7 e adesso disegnerò un luogo, un pavimento per poterlo usare come ambientazione. Ecco qui, adesso ho disegnato un campo, semplicemente così possiamo un pochino avere idea di dove la palla va a finire. E in questo momento il campo è ruotato nel modo sbagliato, allora lo vado a selezionare, ruoto sull'asse Z di 90 gradi. Se andiamo a vedere adesso nella visuale della telecamera, ci troviamo esattamente, guardate, la telecamera si trova esattamente piantata sul pavimento al centro del campo, quindi per quello premendo 0, vedo tutto molto strano. Non devo fare altro che selezionare la telecamera, alzarla un po', adesso se torno nella visuale vedo il campo per bene. Una cosa che possiamo imparare fin da subito è che anche la telecamera è un oggetto come tutti gli altri. Quindi, se utilizziamo la solita tecnica del lock camera to view per spostare la nostra inquadratura, possiamo anche salvare dei keyframe nell'inquadratura, cioè potrei posizionarmi al keyframe 0, anzi, il primo, ecco, mi posiziono sul primo keyframe e zoomo e qui salvo, avendo la telecamera selezionata, i Location, Rotation and Scale della telecamera. Ora la mia palla farà il suo movimento che in questo momento è completamente sbagliato, però insomma vado all'ultimo fotogramma e magari cambio inquadratura nella mia scena e vengo qua giù, premo i Location, Rotation and Scale ed ecco che la mia telecamera segue il percorso fatto dalla palla. Ora devo correggere un attimo il movimento della palla. Alzo un po' la timeline qui, quindi il Grease Pencil in realtà in questo momento non lo sto usando. Posso anche chiudere momentaneamente il Dope Sheet. Allora, ops, ho spostato leggermente, attenzione, sempre a togliere Lock Camera to View se non volete. In ogni caso adesso la telecamera è impostata con dei keyframe e quindi il suo movimento, anche se voi lo cambiate, non cambierà perché è impostato a dei keyframe. Allora, adesso devo andare a vedere semplicemente il punto a metà strada. In questo momento la palla è troppo sotto, la solleverò, la metto qui che corrisponde al pavimento. Certo, è molto grande rispetto alla scena, ma io sto facendo un esempio. E ora qui voglio salvare questa nuova location, quindi premo I e scelgo location e in questo modo è salvata e la mia telecamera segue la palla, quindi vedete come abbiamo animato la palla come un oggetto, abbiamo potuto animare anche la telecamera. In questo momento la sta seguendo in maniera un po' pedissequa e noiosa. Potrei qua nell'ultimo fotogramma premo Lock Camera to View e con la telecamera selezionata
posso spostarmi dall'altro lato della palla, per esempio, e di nuovo scelgo in questo caso Location, Rotation e Scale per la telecamera, per sicurezza, ed ecco che il movimento della mia telecamera è più interessante. In realtà mi accorgo qui, quando la palla tocca terra, che la mia telecamera si trova forse un po' troppo alta. Potrei scegliere un fotogramma qui a metà strada e abbassare l'inquadratura e andare solo in questo posto a scegliere una nuova location e rotation per la telecamera, sempre, ed ecco quindi che la mia animazione forzerà il passaggio per questo punto prima di passare all'ultimo punto. E quindi ecco qui il movimento della telecamera e il movimento della palla. Il movimento della palla adesso non mi piace, non corrisponde, è troppo lento, è un rimbalzo troppo lento. Per cui posso decidere di scalare i fotogrammi e di fargli occupare meno posto. Seleziono la palla, li seleziono tutti e mi posiziono sul fotogramma sul quale voglio fare da perno e premo S per scalare in questa finestra e come vedete appare una cordicella e posso scalare i miei fotogrammi di dimensione e quindi andare a fargli fare l'animazione molto prima. Adesso annullo. Se io mi fossi trovato qui al centro, nel momento in cui premo S, vengono scalati rispetto a questa posizione centrale. La funzione di scala cambia. In realtà adesso io mi accorgo che questa animazione non fa per niente al caso mio. A me sta bene la parte iniziale, sta bene la parte finale, ma non mi piace per niente il fotogramma centrale del rimbalzo. Adesso, magari al fotogramma 20, prendo la mia palla, la porto giù verso il basso fino a quando, ecco, vedo che tocca il pavimento e qui vado a salvare la location e verifico per esempio dove si trova. La location Z è 0,47, qua invece era 2,75, 0,47, poi se ne resta lì tutto il tempo. Quindi io adesso vado al fotogramma 40 e la riporto su. Come qui avevo questa Z, posso premere Ctrl C su questo valore, andare qui al fotogramma 40 e premere Ctrl V. Ho incollato il valore, ma non l'ho ancora registrato nel fotogramma. Premo I e scelgo Location e adesso ho salvato di nuovo la location. Poi la palla finirà dove deve finire. A questo punto vorrei poter ripetere questa animazione. Questo è il classico caso, come dicevamo, nel quale voglio cancellare uno dei valori. Perché? Perché in questo momento la mia palla sale e scende sul posto e poi se ne va. E a me interessano questi keyframe al 20 e al 40 solo riguardo all'altezza della palla, non al suo movimento orizzontale. A me interessa che al fotogramma 20 non venga registrata anche la location X e Y, ma solo quella Z, per cui qui faccio tasto destro e scelgo Delete Single Keyframe e anche qui Delete Single Keyframe. Vengono cancellati i keyframe di X e Y e anche sul 40 Delete Single Keyframe. Delete single keyframe. Adesso che succede? Che la posizione X e Y sono determinate solo nel primo e nell'ultimo fotogramma. Sono in giallo solo nel primo e nell'ultimo, mentre la posizione Z è salvata anche in questi due. Quindi, molto banalmente, potrei semplicemente selezionare questi due, duplicarli, riselezionarli tutti e quattro, duplicarli di nuovo. E adesso ho duplicato tutti gli spostamenti sull'asse Z, ma lo spostamento sull'asse X e Y, quindi il movimento della palla all'interno del campo, è unico. Solo l'asse Z cambia. E quindi la palla si sposta avanti lungo il campo, rimbalzando. Ovviamente non è un rimbalzo molto credibile, perché come dicevamo, Blender applica un tipo di approssimazione di interpolazione si chiama, che è un po' diverso da quello di una palla che rimbalza.
Però con questo potete notare facilmente come la cancellazione di singoli keyframe ci permette di creare delle animazioni anche particolarmente complicate. Ora mi accorgo per esempio anche che la mia inquadratura ogni volta che la palla rimbalza in alto non la inquadra correttamente. Posso selezionare di nuovo la mia telecamera e andare a modificare la sua altezza. Per esempio, in questo fotogramma qua, vi ricordate, l'avevamo abbassato perché prima non ci stava in altezza. Quindi forse faccio un tentativo, ma provo a cancellare, faccio un delete single keyframes dell'asse Z qui, e quindi adesso l'asse Z rimane uguale per la telecamera dall'inizio alla fine del movimento e mi permette un'inquadratura migliore della palla. Probabilmente quello che mi serve nella parte finale, sarebbe di nuovo alzarmi un po'. Mi metto qua in fondo e magari, ecco, potrei anche cambiare un po' l'inquadratura così. Vediamo, location, rotation e scale alla fine è troppo basso, per cui qua nell'inquadratura centrale la alzo e scelgo i location, rotation e scale e salvo un asse di nuovo, una posizione centrale migliore. E poi, vabbè, nella parte finale esce, ma in questo caso mi sta bene perché volevo inquadrare la parte bassa. Quindi cominciate a capire che possiamo andare a mischiare veramente tantissime animazioni. Noi finora abbiamo usato questo pannello, ma ovviamente le stesse informazioni sono presenti anche in questo particolare pannello, sia per la telecamera che per la palla. E notate questo simboletto con il rombo e che qui invece c'è un puntino. Quando c'è il rombo significa che qui è stata applicata un'animazione. La cosa interessante è che possiamo applicare l'animazione in tutti i punti dove vediamo quel pallino. Quindi, per esempio, potremmo farla a qualsiasi cosa. Faccio solo a titolo di esempio qui. Andiamo un attimo sul campo. Il campo ha un materiale di questo colore e la parte gialla è ottenuta col materiale, la parte blu è ottenuta invece con il vertex color e quindi in pratica è sempre lo stesso materiale, solo che solo la parte gialla cambia nel momento in cui vado a cambiarla qui. Posso animare anche il colore di un materiale, è solo un esempio, ma se io mi metto qui nel primo fotogramma, questo è il colore, vedete che ha il puntino, vuol dire che può essere animato. Quindi io posso premere I su questo fotogramma, poi magari al fotogramma 130 potrei decidere di volere il campo un po' più scuro e un po' più rosso. Premo I e adesso ho salvato questo nuovo colore e il passaggio da un colore all'altro verrà gestito da Blender. E quindi vedete, è cambiato il colore. Se poi voglio fare in modo che alla fine torni giallo, seleziono il primo fotogramma, lo duplico e lo porto all'ultimo. Ed ecco quindi che se faccio play alla mia animazione, la mia palla si muove su un campo che cambia colore, diventa scuro nella parte centrale e poi diventa di nuovo chiaro. Posso per esempio andare a simulare una luce in questo modo, non che ce ne sia bisogno, visto che in Blender ci sono le luci, ma è a titolo di esempio per farvi vedere che qualsiasi cosa può essere animata, anche lo spessore delle linee, ad esempio. Quindi, se avete notato, ho usato un modifier thickness per cambiare lo spessore delle linee, perché erano più grosse nel mio disegno. Se lo nascondo, potete vedere che sono più grosse e col modifier thickness l'ho messo a 0,5 per il materiale linee in maniera tale che il suo spessore cambi. Potrei anche cambiarlo mentre va l'animazione, per cui potrei dire questo thickness factor è a 0,5 nel fotogramma iniziale, premo la I, dopo 60 fotogrammi potrebbe essere a 0,2, premo la I. E ora che arriviamo al fotogramma, che ne so, 120, lo torno a portare a 0,5, premo la I e vediamo che lo spessore del segno si rimpicciolisce e torna a diventare grande. Questo trucchetto che abbiamo imparato con la I possiamo applicarlo davvero a ogni cosa.
C'è solo l'immaginazione a fermarci, perché nel momento in cui capite che possiamo animare qualsiasi cosa, possiamo ottenere effetti di tutti i tipi. Guardate, ad esempio, potrei selezionare la mia palla e aggiungere un modifier di tipo mirror, ma non sull'asse X, che è quello che sta facendo adesso, un modifier di tipo mirror sull'asse Z, quindi in verticale tolgo quello sull'asse X. Però non voglio uno specchio della palla rispetto a se stessa, quindi rispetto al suo centro. Clicco su questo mirror object, su questo contagocce, e tocco il campo. Ecco quindi che il mirror sullo Z adesso viene fatto rispetto al campo. Quindi viene creata una copia dall'altro lato del campo. Di conseguenza adesso la palla rimbalza e c'è una sua seconda copia al di sotto, che rimbalza. Ovviamente, se mi metto nella visuale della telecamera, non la vedo perché il campo la copre. Quindi potrebbe essere interessante andare nei materiali del campo, questo qui, chiamiamolo colore del campo, e questo invece lo chiamo linee del campo. Notate che la thickness è sparita, la modifica, perché ho cambiato nome al layer. Devo tornare nei modifiers e ovviamente devo scegliere il layer giusto perché, come sapete, non si porta dietro i nomi. Adesso posso, per esempio, andare nel materiale del campo, colore campo, e potrei andare ad abbassare l'alfa del materiale. In questo modo vedo leggermente la palla dall'altro lato. Ovviamente l'avevamo animato e quindi nel momento in cui mi sposto perdo questa informazione. Quindi ora, siccome non ha senso, anche qui faccio tasto destro e scelgo Clear Keyframes e ho cancellato tutta l'animazione del colore. Posso adesso abbassare un po' l'opacità del campo 0,8, quel tanto che mi permette di vedere la palla dall'altro lato. Ora, probabilmente questo non è il modo migliore per fare questo effetto di trasparenza, ma è per farvi notare come anche l'uso dei modifiers può essere piuttosto creativo. Per esempio, se invece di un modifier mirror adesso aggiungessi un modifier array che mi crea, come sapete, delle copie dello stesso oggetto. Come vedete, adesso sono diventate due. Potrei anche, appunto, farle diventare, che ne so, 5 con un offset adesso relativo qui, e posso andare a spostarle anche in altre direzioni. Ovviamente, se lo sposto sull'asse Z non corrisponderanno più i rimbalzi. Potrei anche fare degli offset random sull'asse verso di noi e su quest'altro asse. Quando ci sono delle sovrapposizioni, adesso, come notate, i layer si sovrappongono come al solito in modalità 2D, per cui devo venire qui sotto Strokes e scegliere 3D Location. Le linee ora, scegliendo 3D Location, si trovano nello stesso posto dello sfondo e quindi mi creano questo difetto. Seleziono solo la palla, premo il tasto diviso sulla tastiera in maniera da vedere solo lei, vado in Edit Mode. Deseleziono tutto con Alt A, mi sposto sui riempimenti, nascondo le linee, seleziono tutto con A e torno a mostrare le linee. Ora con la G le sposto leggermente, appunto, dietro le linee fino a quando la visualizzazione non è corretta, e magari posso anche fare questo tentativo qua. Allora, con Alt A deseleziono tutto, di nuovo seleziono tutte le linee. E sul livello linee maiuscolo D e duplico le linee dall'altro lato e le trascino fino a quando non le vedo uscire dall'altro lato. In questo modo ho raddoppiato le linee al di qua e al di là. Con questo trucchetto, forse è anche ora di andare, andiamo in Edit Mode, nella modalità punti, di andare a prendere questi punti qui dei riempimenti, nascondo le linee, questi, e li sposto verso l'interno, G, ecco, perché avevamo visto
che davano fastidio, che uscivano leggermente, una piccola correzione. Ora la mia palla ha le linee raddoppiate al di qua e al di là e il riempimento nel mezzo, e quindi premo di nuovo diviso sulla tastiera per visualizzare di nuovo tutto. Adesso la palla funziona sia di qua che di là. Ovviamente se mi metto esattamente di lato comincio a vedere uno spessore che non è esattamente quello che voglio. Potrebbe essere nella visualizzazione della telecamera che questa cosa diventi vistosa. Allora, notate adesso con la rotazione e gli array che ovviamente siccome la palla ha una rotazione ruota anche il suo asse e quindi gli array di conseguenza si muovono e ruotano anche loro. Dovrei andare ad annullare adesso la rotazione se non voglio questo effetto del tutto sbagliato, per cui vado su Item, Rotation e faccio un Clear Keyframes e cancello del tutto la rotazione della palla, ma adesso, come notate, ne ho generate al volo tante, 5, e posso anche, appunto, come vi dicevo, animarne le proprietà, per cui questo random offset, magari uno lo metto a 5, l'altro lo metto a 3, e per dire potrebbero essere animati anche il numero di palle, per esempio. Quindi magari all'inizio premo 3, premo I, vado a metà dell'animazione, metto 7, premo I e adesso le palle diventeranno da 3 a 7, nascerà qualcuna in più durante l'animazione. Potrei voler animare anche i loro offset relativi, quindi questo per esempio, e questo potrei fare che all'inizio sono molto bassi, 0,2, 0,2, premo I. Dopodiché, quando siamo qui al fotogramma 70, potrebbero essere diventati 1 e 1, premo I di nuovo, e le palle iniziano 3 vicine e poi si allontanano e sono sempre di più. Adesso sono anche finite fuori dall'inquadratura, per cui mi sposto qui e magari questo offset relativo lo metto in questa direzione, quindi meno 1, facciamo per esempio, premo I. Adesso, al di là della qualità o meno dell'esempio che sto facendo, la possibilità di animare qualsiasi cosa permette di ottenere molti, molti effetti. Ricordatevi che anche i valori dei modifier possono essere animati. Vedremo poi in un'altra lezione che ci sono dei modifier appositi che hanno senso proprio nel caso dell'animazione. Abbiamo visto quelli basilari, ma ce ne mancano molti. Vedrete che nel corso dell'animazione potrebbero essere molto utili anche altri. Questo è quindi per integrare la lezione precedente e invitarvi a provare ad animare col metodo dei keyframe qualsiasi cosa, dai colori ai modifier, appunto. Vado a fare un altro esempio, sempre qua sulla palla. Vi ricordate che abbiamo visto anche gli effects? Per esempio, vado ad aggiungere un effect rim. Per vederli, assicuratevi di essere nella modalità renderizzata, perché se siete in questa modalità non vedete gli effetti. Mettetevi nella modalità renderizzata. L'effetto rim aggiunge una specie di luce, e sappiamo anche che gli effetti sono calcolati successivamente sull'intero oggetto Grease Pencil. Per esempio, invece di overlay vado a scegliere add come tipo di fusione e un colore leggermente più rosso. Sposto l'effetto rim qui e mi fa un effetto di luce all'incirca. Ovviamente lo fa sull'insieme del disegno, su tutte le palle come fossero un unico disegno. Anche questo potrei volerlo animare, per cui potrei dire che è solo dal fotogramma, per esempio, 50 che voglio che questo rim color sia così forte. Magari anche applico un pelino di blur, 20 e 20, e quindi posso premere I qui su Rim Color in questo fotogramma. Mi ha aggiunto il keyframes e quindi lo seleziono, lo duplico e lo porto fino al 170. Sono sicuro che il valore di Rim rimane uguale, però magari al fotogramma 1 potrei scegliere come Rim Color, potrei abbassarlo del tutto come valore.
value a nero, premo I e adesso comincia nero e poi salta fuori piano piano. Se vado anche all'ultimo fotogramma e lo rimetto a nero, devo ricordarmi di premere I dopo averlo fatto. Adesso ho un primo fotogramma in cui il rim è nero. Il fotogramma 50 lo presenta del tutto, rimane fino a un certo fotogramma e poi scompare nella parte finale. Un altro esempio, posso selezionare il campo e aggiungere un effetto di tipo glow. In questo momento sembra qualcosa di assurdo, ma posso prendere un colore anche qua bello caldo, invece di regular scelgo add e vedete, crea una specie di effetto di luce sfocato che potrebbe essere eccessivo applicato ovunque, per cui esattamente come prima, magari decido di applicarlo solo in un istante. Mi metto al fotogramma 40 e come vedete è il valore di opacità che decide quanto si vede e non si vede. Questo è il valore di dimensione sull'asse X e l'asse Y. Magari adesso il fotogramma 40 prendo l'opacità e premo I e la metto a 1. Voglio che mi duri fino al fotogramma 150 e premo I di nuovo per l'opacità e la salvo, però all'inizio. Anzi, fino al fotogramma 20 voglio che sia 0 I. Adesso che succede? Che boh, era 19. Dal 19 aumenta subito, rimane uguale e poi magari la faccio spegnere al 220. Quindi lo metto a 0, premo I e adesso questo tipo di effetto appare solo in questi fotogrammi e poi scompare. E come al solito ricordatevi dei colori, verde significa che è calcolato, quando vi trovate col colore giallo, eccolo qui, questo è il fotogramma 40 in cui diventa 1 e quindi volendo potete selezionarlo e spostarlo un po' più avanti, magari quell'altro un po' più indietro e in questo modo abbiamo regolato la velocità di questa animazione. Ulteriore esempio, sempre con gli effetti, potrebbe essere per esempio un wave distortion. Wave distortion è questo effetto qua che abbiamo visto che serve a creare una piccola distorsione nel segno. Come vedete, aumentando il periodo qua possiamo aumentare la distanza tra queste curve e l'ampiezza, la quantità della distorsione. Quindi magari ne mettiamo un pochettino. Quindi adesso metto dei numeri tondi sempre per trovarmi meglio. Con fase, vi ricordate che in questo modo lo facciamo spostare? Nel primo fotogramma ho una fase 0, premo I, poi mi metto al fotogramma di metà e metto la fase a 1, premo I, e dopodiché andrò al fotogramma finale, anzi a quello un attimo dopo, e metto la fase di nuovo a 0 e premo I. E adesso, quindi, rivediamo la nostra animazione. Non si nota tantissimo, adesso è molto veloce, però in pratica ogni fotogramma, questa deformazione si muove un po' e può dare quindi un senso di disegnato, diciamo, a quello che ho realizzato, perché appunto c'è questa wave distortion. Guardate, se alzo l'ampiezza la si vede chiaramente, insomma. La posso ridurre come avevo fatto e col periodo anche questi valori possono essere animati, periodo e ampiezza. Io in questo caso li ho lasciati uguali e ho variato solo la phase che è lo spostamento. Tanto per concludere la lezione, vediamo come andare a salvare questi filmati, perché finora noi abbiamo imparato semplicemente a premere F12 per fare render e facciamo il render di un'immagine statica. Quindi come vedete qua lo abbiamo. Se vogliamo fare il render di un video, le strade sono diverse. Allora, dobbiamo andare qui, nelle impostazioni di uscita. Qui ci sono le dimensioni finali. Questi sono il numero di fotogrammi da renderizzare. Questo è il frame rate, appunto, che abbiamo usato. Lasciamo tutto come sta.
Ma dobbiamo fare attenzione a questa voce qua, output. Questa è la cartella nella quale salvare i filmati. Se voi la lasciate così, creerà una cartella temp sul vostro disco C. Ovviamente possiamo sempre cliccare qui e scegliere, per esempio, il nostro desktop e andare a salvare il risultato sul desktop. Se noi lasciamo il formato PNG, PNG sono immagini. E così sono tutti questi formati qua di immagine. Se noi lo facciamo e andiamo a fare il rendering in questo momento, scelgo un'altra cartella, a dire il vero, faccio una nuova cartella sul desktop e la chiamo render, solo per non riempire il desktop di materiale. Guardate, se adesso vado nel menu render e faccio render animation, Blender comincerà a renderizzare ogni fotogramma. Come vedete, li sta facendo tutti quanti. E un po' alla volta li renderizza tutti. Se abbiamo usato solo Grease Pencil, adesso premo Esc per bloccare questo rendering e andiamo a vedere. Ho una cartella render e dentro ci sono tante immagini quante sono i fotogrammi. Quindi in pratica ha creato delle immagini, una per ogni fotogramma. Non ha creato un video. Questo perché appunto la modalità è PNG. Ora possiamo caricare queste immagini in un programma di editing video e trasformarle in un video. Per esempio, Avidemux è un software gratuito che fa questo. Però possiamo ottenere un video anche direttamente da dentro Blender. Invece di PNG dobbiamo scegliere FFmpeg Video. È la scelta che vi consiglio. Se scegliamo FFmpeg Video, creeremo un video secondo le caratteristiche all'interno di questa sezione encoding. Il container Matroska sono i file MKV ed è il default. Io vi consiglio di cambiarlo in MPEG-4, che è uno standard più diffuso, col quale funziona praticamente su tutti i dispositivi. Il codec H264 è altrettanto diffuso, per cui lasciate tutto come sta. Quindi, ricapitolando, scegliete FFmpeg Video, scegliete MPEG-4 e avete finito. Una cosa che possiamo fare per velocizzare è, nel momento in cui noi usiamo Grease Pencil, non ci servono molti samples, questo valore qui. Nel viewport ne abbiamo 16, nel render 64. Come vedete, se quello che vedete nel viewport a voi piace, potete semplicemente mettere lo stesso valore, 16. Se ora vado di nuovo a fare render animation e la scorciatoia è Ctrl F12, adesso vedrete che ci mette molto meno tempo. Ci sono meno samples, ma con Grease Pencil non sono così necessari. E quindi abbassandoli riducete di molto i tempi di rendering. Adesso lo lascio andare fino in fondo e ci rivediamo quando ha finito. Ora il rendering è finito. Se vado nella mia cartella, il file in questione adesso è un normale video che posso condividere con chiunque. Ovviamente lasciate perdere la qualità di quello che ho fatto. Abbiamo fatto degli esempi un po' ridicoli, insomma, il risultato è molto strano, però sono esperimenti. Vi invito ovviamente a fare qualcosa di più utile di tutto ciò. Quindi adesso sapete anche come esportare un video. Vi consiglio di cambiare nome al file con il video. Se voi lasciate lo stesso nome e fate partire un altro render animation, vi ritroverete il file sovrascritto. Questa finestra di rendering ora posso chiuderla, posso continuare le modifiche alla mia scena e ho potuto quindi vedere di là il risultato. Una cosa che voglio farvi notare è che più cose aggiungiamo alla nostra animazione, più potrebbe essere difficile per il computer mostrarvela in tempo reale. FPS vi dà un'idea, finché questo valore rimane bianco, significa che il vostro computer riesce a visualizzare i fotogrammi che voi volete. Se la scena diventasse molto complessa, quindi per esempio aggiungiamo un ulteriore array con 10 oggetti e andiamo a fare degli offset random 5 5. Adesso c'è una miriade di oggetti in scena e quindi molto probabilmente se faccio partire l'animazione, ecco, vedete, frame al secondo non ce la fa, sono 5 o 6. Il valore scritto in rosso significa che lo sto vedendo molto più lento di quello che è il risultato finale.
Quindi non ho un'idea della vera velocità dell'animazione, vedo tutti i fotogrammi, ma li vedo più lenti. Se questo non è quello che voglio, cioè se voglio comunque un'anteprima dell'animazione come sarà, nonostante la perdita di fotogrammi, cliccando su playback abbiamo no sync. Se invece di no sync noi scegliamo frame dropping, adesso quando facciamo play, il comportamento di Blender è non farci vedere alcuni fotogrammi a costo di mantenere la stessa velocità dell'animazione. Quindi in pratica noi continuiamo a vedere 7 fotogrammi al secondo o 5, la mia animazione sarà molto a scatti, però rispetterà il timing previsto. Quindi vedo meno fotogrammi, ma con il timing previsto. Se nascondo questo secondo array adesso, posso vedere che adesso con frame dropping comunque corrisponde e ce la faceva. Nel momento in cui rimetto l'array non ce la fa più, ma l'animazione continua a durare allo stesso modo. Se l'array diventa da 5, probabilmente riesce a ottenere risultati migliori. Eccolo qui. Però comunque con frame dropping ho un'idea dell'animazione per quello che è. Se la rimetto a no sync, vedo tutti i fotogrammi, ma li vedo rallentati. Grazie mille di avermi seguito in quest'altra lezione e ci vediamo alla prossima.